Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della Rob di Robocraft. Bene, allora, quest'oggi faremo un elicottero un tutorial su come costruire un elicottero un aereo. Però facciamo in modo generico, perché molti me lo chiedono però sono di diverso tier. E quindi cerchiamo di costruire un aereo decente. Allora, prima cosa ci alziamo e facciamo una base di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocchi. Sì, penso che vanno bene. 10. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5. E questo è il centro 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non va bene. Allora 1, 2, di 11. Allora deve essere lungo 11. E il blocco centrale. del centro deve stare da solo, diciamo. E lì mettiamo il nostro pilota. Perché bisogna avere un baricentro, cioè essere centrato. Poi prendiamo le nostre eliche. In questo caso noi le prendiamo di tier 5. Facciamo una cosa strana questa volta, però mettiamo due eliche più piccole avanti. Questo è il modo migliore per costruire un aereo. Due eliche più piccole in avanti e due più grandi dietro. Dite: Ma che fai? Perché fai in questo modo? Statemi a sentire. Era una cosa davvero figa. Ora vi faccio vedere: Due che più grandi dietro le mettiamo di un punto più alzato. E quasi quasi, sì, mettiamo anche queste di un punto più alzato. Così, così. Poi giustamente, se voi riuscite a mettere più ali possibili, meglio ancora, meglio ancora, sì, meglio ancora. Ok, allora diamoci una forma a questo aereo. Io direi di partire con la punta che si allarga così. Facciamolo così, non troppo largo, eh? Perché più largo lo fate, e meno diventa agile l'aereo. Quindi se voi gli fate un, una sorta di... cioè lo fate più stretto possibile. Meglio ancora. Ho fatto così? No, l'ho fatto meno la, No, così. Giusto si trova? Ah, adesso facciamo una cosa. Possiamo abilitare la modalità specchio in, nella sezione building, così non perdiamo molto tempo. Vi faccio vedere come si fa. Esc control. Hanno aggiunto questa cosa qui che non l'hanno detta. Allora, nella zona. Building, dov'è? Building mode, eccola qui. Eccola qua, Enable Mirror Edit Mode. Però non è assegnata. Io direi di assegnarla con, il, con la tastiera e mettere, che ne so, quali tasti usiamo? Di solito. Tasto, facciamo tasto Z, vai, tasto Z. Usiamo il tasto seta. Cosa ci fa questa, questa abilità? Se noi l'attiviamo Ecco vedete c'è questa spunta Se noi mettiamo un blocco qui Ce lo mette in automatico dall'altra parte <coughs> Quindi quando noi andiamo a costruire questo Quello che abbiamo fatto Così Guardate Lui lo fa automaticamente dall'altro lato E sei sicuro che È fatto bene Giustamente lui consumerà due blocchi. eh. Non è che così vi fa risparmiare qualche blocco allora ok, chiudiamo anche qui. Questa è la nostra base per il nostro aereo. Ok, e fin qui ci siamo. Magari gli diamo un'altra piccola forma, poi vediamo se va se no la cancelliamo. Del tipo, facciamo partiamo da qui, così e la allunghiamo in questo modo. Per proteggere le ali almeno ci tentiamo eh. Ci diamo una forma anche qui così e così abbiamo le ali protette allora qui riusciamo ad alzarci solo su questi due punti qua però volendo se possiamo fare mettiamo due blocchi mettiamo un bel Electroplate? Meglio ancora. Guardate come viene figo in alto. E poi giustamente dovremmo metterci anche degli electroplate sotto per proteggerlo sotto. Ma prima di mettere gli electroplate, io vi consiglio di montargli le armi. Cosa gli dobbiamo montare? Proviamo a metterci degli, degli, degli SMG, anche tier 5. Va. Mettiamo 2-4. Non ne abbiamo 6. Ok, abbiamo finito i tier 5 e ci montiamo. Due tier 7 laterali. Vai così, due tier 7 laterali. E poi, cosa molto fondamentale: per far partire il nostro aereo, dobbiamo metterci dei thruster. Quanti più thruster ci mettiamo? Giustamente, lui più sarà veloce. Ci mettiamo due qui e qui. Vedete, già sta prendendo forma il nostro aereo. Ah, è un'altra cosa molto molto importante. Metterci il timone. Il timone è fondamentale per un aereo. O altrimenti quando andrete a girare verso destra o verso sinistra cadrà. Sì, è così, cadrà. Se riuscite a mettercene due, meglio ancora, del tipo... Se riuscite a fare una cosa così, no. Vediamo se riesco a prendere l'acqua. La Niente ancora, no, perché sono queste ali che disturbano. Però se lo metto un po' più alzato ancora. Si, sì. una cosa così, che è anche più figa, devo dire la verità. Sto usando i blocchi bianchi perché tanto è generico. Poi giustamente utilizzerete i blocchi che eh, avete a disposizione. Allora, facciamo cosa così, così, ancora più. Figa. E qui, vai, che si alza! Oh, facciamo alzare proprio da qui. Sì dai, facciamo alzare da qui. Guarda, cioè se non è figo questo, figo ok. Quindi adesso che abbiamo posizionato tutto, dovremo dargli delle protezioni. Come possiamo dargli le protezioni? Molto semplicemente con gli electroplate. Quindi dovreste vedere al miglior modo come mettere gli electroplate, allora, io direi di metterne anche un altro. Qui non l'abbiamo. Prendiamoci un altro un altro SMG. 7, vai, ce la mettiamo centrale. Visto che abbiamo allungato, c'è lo spazio. Adesso siamo già tier 6. Anche con i blocchi bianchi, siamo diventati tier 6. Testiamolo un po', vediamo. Eh, I thruster sono un po' pochi. 4 sono pochi. Più mettete thruster, cioè, met dobbiamo mettergli molti, molti più thruster in modo da essere molto più veloci. Quindi, difficili da colpire. Però, lui già vola, eh. Un po' troppo, però vola. Infatti è incontrollabile. Gli abbiamo messo troppo peso dietro e poco peso avanti. Questo che? Prende difficoltà. Come ovviare a questo problema? Molto semplicemente. Spostare le ali piccole in avanti. Faccio dire, basta che ci spostiamo di un blocco le ali piccole in avanti e già il problema si risolve. Allora, mettiamo un blocco qui, queste qui le togliamo. Le mettiamo qua. Così avremo dovuto risolvere il problema. Allora, ci facciamo anche una punta che è più figo. Vediamo così come va e poi ci regoliamo di conseguenza. già va meglio rispetto a prima però ancora non ci siamo ancora non ci siamo non va <coughs> ok allora abbiamo spostato le ali piccole un po' più avanti e dovremmo spostare le grandi un po' più avanti allora questo... vediamo se ce lo fa se ce lo permette No, perché ci sono questi Allora, io li tolgo Così Vediamo adesso come va O oh, più dietro, no se me li dobbiamo mettere più dietro Sì Più dietro, molto più stabile Infatti, vedete Più dietro Ho sbagliato Scusatemi Tutto sta nel posizionare le ali Allora Qua Dobbiamo mettere il blocco Togliamo questo E questi non vanno bene Vabbè togliamo questi e poi li mettiamo successivamente Mettiamolo proprio qua dietro va Così E questo glielo mettiamo Diritto uno solo per adesso anche se è troppo in alto, no, troppo in alto così non mi piace. Mettiamocelo qua, sì. Poi, giustamente, se riuscite, del tipo, a mettere. Che ne so, per esempio. delle altre ali qui, meglio ancora. Quante più ali mettete, meglio è. solo, solo che adesso doppiale avanti. Doppiale dietro, voglio dire. Che non... Però proviamo e Già avevamo un problema dietro poi Ecco guardate Già va che è una meraviglia E ruotiamo L'aereo gira anche se plana ancora un po' da su, eh, se si spinge verso l'alto. Però vedete come efficace. L'unica cosa ecco, vedete se lui gira da solo non va bene. Dobbiamo cercare in modo di renderlo stabile, cioè deve andare dritto, se non andiamo dritto Deve andare dritto. Non si deve alzare da solo come fa adesso. Un altro modo per ovviare a questo problema? Semplice. Queste al. possiamo le più avanti. Facciamo così. Pam. Allora, scusami. Faccio così. Faccio la Z. PAM Vediamo anche questo buco che abbiamo creato. Che questa qui se lo spostiamo più dietro ancora è un macello poi. Il pilota, il pilota lo metterei proprio qui. E vediamo un po' come va così. Dove sono andato, dove sto andando. Pratica. Spostando il pilota sposti il baricentro. Infatti, guardate. Va bene come stava andando prima, torniamo indietro. Questo è quello che dovete fare per costruire un aereo: provare, provare, provare. In pratica, vogliamolo Io sono caparbio, ci riprovo così col pilota dove stava prima. <ride> Si alza, si alza incredibilmente, siamo troppo leggeri avanti Dobbiamo mettergli un po' di peso in più avanti Guardate quando vado a spingere verso l'alto Si alza in una maniera incredibile Cioè è impossibile fare un aereo così Cioè è impossibile portarlo no farlo Portarlo Allora, dovremmo renderlo più pesante. L'unica soluzione è questa, guardate. Allora, se faccio Z, io cancello qui, mi dovrebbe cancellare anche di là. Sì, infatti me l'ho cancellato. Questa è la soluzione più veloce. Creare qualcosa di lineare. Come avanti così anche dietro. Rafforziamo anche qui. Ne mettiamo due. E adesso... Abbiamo anche più traste da poter Però abbiamo eliminato le ali grandi dietro. Queste non ci avete fatto caso. Quindi, quindi, quindi. Le ali dietro io le metterei qua. Ma penso che non potrebbero andare. Vediamo un po'. Movimento ali grandi. Infatti, sono queste che danno fastidio. Però le possiamo mettere qui. Guarda qui grande aereo questi li eliminiamo perché non servono pure questa però questa qui mi piace come linea io la prolungo fin quando giustamente però avendo una base minore sotto possiamo metterci meno armi e un'altra delle soluzioni è quella di eh, prolungare diciamo dei cubi. Semplici cubi così, diritti Però li dobbiamo Allora, fatemi pensare un po' Questo qui c'è un blocco in più qua, infatti, questo Mettiamo qui Del tipo così E ci andiamo a mettere altre aree queste non ne abbiamo Quindi possiamo mettere due qui Queste qui li eliminiamo Perché sono superflui Non ci servono mm. Protezioni Giustamente Dobbiamo poi Cercare di mettere gli electroplate Tipo che ne so Tipo Qua No, va verso l'alto e noi non ci interessa tipo, di essere protetti verso l'alto, ma verso il basso che noi ci, di solito ci sparano dal basso verso l'alto. E mettendo questi qui uh, c'è sempre lo stesso problema che non riesce a proteggere bene. Sì, non riesce a prenderci Vabbè, testiamo un attimo. Vediamo prima se vola e poi facciamo tutte queste altre piccole modifiche. Vi ricordo ancora una volta che c'è il canale di Yukao dove sono sempre anch'io. Quindi se volete registrare, cioè fare una battaglia come un plotone insieme, passate di lì. Vedete? Adesso va in eh, no, una meraviglia. Ecco qui. Adesso va benissimo. Vedete? È stabile. Quando vado diritto, non si alza da solo. E tranquillamente possiamo combattere i nemici. Vediamo. Picchiata. Adesso è così lento anche perché ha pochi thruster. Solo quattro Ci montiamo le zampe mm. Giriamo così andiamo in picchiata verso il nemico In picchiata L'unica cosa è che se vi buttano giù le ali siete morti. Questa è l'unica cosa. Quindi. Cosa fondamentale? Aumentare di thruster E cercare di non farvi colpire le ali. O almeno mettere anche qualche alle in più. E vediamo se ci riusciamo a mettere. Tipo. Uh, abbiamo altre ali piccoline. Sì, abbiamo qualcosina. Però di quest'altro tier Tier 6. E tipo, mette, se mettete le armi qui, riuscite a mettere. Altre ali, meglio ancora. Anche qua davanti. Aspetta, non ho attivato il mirror. Pam, pam. Perché qua non va il mirror? Qualcosa che impedisce. Ah, ok, a posto. Dove era qui davanti? Sì, giusto. Ora erano queste qui più o meno potenti. Un aereo fatto di ali Truster. Quel thruster T9, per esempio. Io lo applicerei proprio qui sopra. Bam! E tutto no. Non c'è possibilità di inserire altri thruster. E metto un altro qui davanti. Così. Protezione. Come abbiamo detto. Dobbiamo vedere sotto. Allora, qui è tutto occupato. Non possiamo scendere giù. E questo è un gran problema. Perché per proteggere. Poi per esempio questo aereo qui non gli, non gli possiamo mettere nessun uh, tipo di protezione O a meno che non mettessimo l'arma centrale e mettere due electroplet laterali Sì, del tipo così Vabbè, testiamolo di nuovo con gli altri due thruster Per esempio abbiamo messo due thruster T9 Vi faccio vedere com'è più veloce e più agile adesso Un altro aereo invece, che si potrebbe fare. È quello di non utilizzare le ali avanti ma i thruster. Sì, puoi utilizzare i thruster. Le ali. Guardate adesso che potenza. Ah, anche la posizione dei thruster è fondamentale adesso, eh? Perché a secondo di dove mettete il thruster, lui così vi spingerà verso un lato. Guardate adesso come è agire. Molto più veloce di prima. Io adesso per esempio mi ho venuta voglia di costruire un antiaereo, in che senso? Un aereo con gli SMG che serve a buttare giù gli elicotteri e gli altri aerei. Ciao lo so, già ho provato tante volte a farlo, però alla fine poi l'ho subito l'ho distrutto. Però questa volta lo voglio fare. Impicchiata verso il nemico. Du -du 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 ottimo dove scappi tu io ho distrutto qualcosa ma gira in tondo è nostro l'abbiamo ridotto in, por in poltiglia sbam ecco lì un altro Penso che va alla grande. Vabbè, non usate i blocchi bianchi, giustamente, perché altrimenti se fate una battaglia con i blocchi bianchi, vi distruggeranno subito. Quello che fa qui. Ottimo quindi. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Connection lost. Quindi io vi ringrazio per la visione. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, alla pagina Facebook. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!